Buongiorno a tutti e benvenuti. Io mi presento, sono Giulia Cuccelli e sono la Town Manager del Centro Commerciale Naturale Wake Up Sartiano. Oggi è un giorno importante per la nostra associazione perché è con oggi che inizia a prendere forma un progetto a cui stiamo lavorando da tempo e che ha come protagonista il vivere sartiano. Vorrei iniziare ringraziando chi ha lavorato e continuerà a lavorare con noi a questo proposito, intanto l'amministrazione comunale che ci sostiene sempre con grande attenzione e impegno, tutte le partite IVA che fanno parte del circuito del Centro Commerciale Naturale e la Regione Toscana che attraverso i bandi cofinanzia progetti come questo e ci spinge a tenere sempre in considerazione il grande valore che hanno realtà come la nostra, come Sartiano. Il macro progetto di sviluppo di Sartiano da oltre 10 anni è il progetto che parla della qualità della vita di Sartiano e dei suoi ospiti. Questo progetto ha un nome e una filosofia, che è Sartiano Living. Ed è proprio da qui che si sviluppa l'idea di promuovere e consacrare realtà che restano autentiche e non perdono di vista le tradizioni, la socialità, i servizi, la bellezza di vivere una comunità in tutti i suoi aspetti più radicati. Ma so che molto meglio di me può raccontarvi tutto questo chi crede e porta avanti da sempre questa idea, il sindaco di Sartiano, Francesco Landi, a cui passo la parola. Allora, buongiorno, intanto grazie a Giulia e al Centro Commerciale Naturale, ovviamente Ilenia, la nostra Presidente, ringrazio lei per tutto il mondo del commercio che ha avuto la volontà di dare gambe a questa mattina. Ci sono tante persone intorno a me, sia sul palco, poi dopo si avvicenderanno con altri interventi, sia fra la nostra comunità, la mia comunità, quella di Sartiano, e vorrei veramente ringraziare tutti coloro che hanno dato la disponibilità stamani a venire qui come relatori, diciamo, di questo importante momento di confronto, una tavola rotonda allargata, perché come ha detto Giulia c'è un progetto che ha una storia molto lunga, che è quella del brand Sartiano Living, che significa fondamentalmente promuovere l'autenticità della nostra comunità, tenerla socialmente unita e fare di questa socialità, di questo buon vivere, l'elemento maggiore anche da dare in mano a quelle che sono poi le istituzioni anche sovracomunali, non solo a livello comunale, che poi hanno il compito di promuovere la nostra offerta in un'ottica turistica, ma che faccia leva sui nostri valori, sull'autenticità della nostra comunità e anche sulla grande qualità espressa dal mondo della nostra impresa, che sia impresa dell'artigianato, che sia legata alla ricettività, che sia ovviamente quella dell'agroalimentare fondamentale. Quindi stamattina sono i ringraziamenti perché so, lavorando insieme tutta la settimana, tutte le settimane, praticamente tutti i giorni, i primi ringraziamenti vanno a Michele Angiolini, che è il sindaco di Montepulciano, nonché referente ANCI e anche di Montepulciano, comune capofila della promozione turistica. Un applauso. Insieme a lui accanto c'è Bruna Caira, che è la direttrice della strada del vino nobile e dei sapori della Valdichiana Senese, che è il braccio operativo che i comuni, come di Sartiano e gli altri 9 comuni sul territorio, utilizzano per promuovere la propria bellezza e affidare questo delicatissimo compito appunto a questo organismo per noi soggetti interlocutori fondamentali, Bruna Caira. Ovviamente avremo, si avvicineranno nella seconda parte, ho visto nel programma tirato giù dal Centro Commerciale Naturale, quello che poi dopo è, diciamo, il cuore, il motore di ogni comunità e quindi il mondo dell'impresa. Abbiamo artigiani del territorio, Fabrizio, Fausta e volti che conosciamo bene per l'edizione annuale, la generazione, diciamo, alla loro attività. Abbiamo
nomi meno conosciuti perché arrivati in un secondo momento, ma Francesco D'Alessandro, Gerard Quercus, il mondo del vino. Approfitto per dire che stamattina ci saranno un paio di persone che hanno mandato i saluti e non possono venire, Anne Prenzel, di un investimento importante per Partiano, di rappresentante di Michael Cioffi, quindi in Monteverdi Tascani, ha avuto un problema personale, non è potuto venire, si scusa, ma vi saluta e ovviamente ringrazia molto per averla coinvolta. Mancherà anche Simone Marrucci in rappresentanza di Intrepido, che è un altro soggetto fondamentale per noi. La gestione del nostro patrimonio culturale, ma non sarà Stella e altri referenti, mi fa piacere che siate presenti. Mancherà anche Paolo Barletta, che è un imprenditore, di cui si è discusso molto in questi tempi a Sarpiano, perché la sua società, lui è zio di una società arsenale che ha investito su Sarpiano e ha acquistato la tenuta di Spinetta, che per noi sappiamo il luogo del cuore, non ricordo più, che lo saluto, un luogo del cuore, che si appresta, diciamo, a una nuova vita dopo, permettete la digressione, ma dopo i grandi, diciamo, investimenti a livello culturale, sociale, artistico, anche in tutela della biodiversità, che la signora e il ragioniere, quindi Maria Vita e Franco, hanno donato alla nostra comunità. Vorrei un applauso. L'onore per la tenuta di Spinetta e per Arsenale Spagna avere con noi, lo saluto e ringrazio per il viaggio ed essere stato qui presente, Benigni, che è Luca Benigni, il nostro punto di riferimento per Arsenale, che fa parte del board della nuova della società, che si interessa di investimenti di lusso e di altissimo livello sul territorio nazionale e anche all'estero. Paolo Barletta in questo momento infatti si è dovuto trattenere un paio di giorni in più a Dubai proprio per motivazioni lavorative. Infine, l'ho lasciato per ultimo perché abbiamo l'onore di avere qua anche la Regione Toscana con la figura del direttore di Toscana Promozione, Francesco Tapinassi, che ringrazio. Per ultimi, i referenti del Centro Commerciale Naturale, le imprese che hanno deciso in un momento, in una fase storica delicatissima per il mondiale nazionale, ovviamente anche dentro la nostra comunità, il 2020, era maggio, momenti di lockdown di grande criticità alle imprese, amministratori, cittadinanza, imprese con forse la fase in assoluto più terribile, difficile da ogni punto di vista, sociale ma anche economica, decisero un piccolo manipolo di imprese di bussare alla porta del sindaco per la prima volta nel piacere di videoconferenza. Oggi lo strumento ormai è entrato quotidianamente nelle nostre vite, ma al tempo non lo era. E dice, insomma, il ragionamento era: amministrazione, come usciamo da questa cosa? E cosa facciamo a livello sapere? La risposta fu quella forse più facile: uniamo le forze per affrontare insieme la difficoltà. E quindi iniziamo un confronto che poi sfociò nella nascita di quello che è il Centro Commerciale Naturale, quindi una nuova associazione che si inserisce in un tessuto sociale pieno di associazioni, sappiamo, bellissime tutte e validissime tutte, appena entrato Sergio Cappelletti della Giostra del Saracino, per dire una su le tante che abbiamo, e decisero di dar vita a un'associazione del commercio che dialogasse, con l'obiettivo di dialogare a voce unica con l'amministrazione comunale, ma con tutti i soggetti che operano in una comunità o a livello sovracomunale. Da lì è nata un'esperienza importantissima di confronto interno al mondo dell'impresa sarpianese, un valore importantissimo e fondamentale, che si pone l'obiettivo di dialogare a voce unica, prima di tutto, di fare promozione e marketing, di unire, diciamo, e di promuovere quotidianamente quella che è l'offerta dei propri associati e anche, diciamo, tenere insieme quelle che sono le dinamiche del commercio e dell'impresa sarpianese, in modo
dare anche al comune e ai livelli sovracomunali un'offerta da poter promuovere organiche che abbia una logica, una filosofia ben riconosciuta. Perché il comune, la regione toscana sostengono i centri commerciali naturali e quindi diciamo le aziende che si mettono insieme? Perché ovviamente oggi in un mondo che va sempre più verso dinamiche di globalizzazione, dinamiche anche di politiche di commercio completamente diverse da quelle che c'erano qualche decennio fa, con l'avvento dei grandi distributori a livello nazionale, sempre più le amministrazioni locali e la sensibilità della regione vanno verso la tutela e la valorizzazione di quello che invece rappresenta uno degli elementi su cui maggiormente fare leva per promuovere la nostra identità: il commercio di vicinato, l'artigianato di qualità, le bellezze, le unicità locali da dare proprio come strumento di promozione dell'intero territorio. Ecco, questo diciamo che è il tema complessissimo all'interno del quale andremo a farci questa mattina con questo bellissimo progetto che CCN ha presentato alla Regione Toscana proprio sul tema del chilometro zero, valorizzazione dell'acquisto e delle produzioni a chilometro zero, proprio come elemento su cui Strada dei Novi e l'ambito turistico della Regione Toscana possono poi dopo interneare la promozione delle piccole realtà locali. Sartiano come le tante altre piccole realtà toscane. Io vi ringrazio e lascio la parola. Grazie Sindaco, e adesso darei la parola al Presidente dell'Associazione dei Commercianti, Delia Cianconi. Buongiorno a tutti. Scusate. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Io sono Ilenia Cioncoloni e sono la presidente dell'Associazione dei Commercianti Wake Up Sartiano. Questa giornata rappresenta per noi un importante momento di condivisione del lavoro portato avanti a favore dei nostri soci e del nostro paese. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione Toscana e il Comune di Sartiano per il supporto dato all'Associazione del Commercio in questi anni. E momenti di confronto e scambio tra istituzioni e mondo dell'impresa come questi sono di fondamentale importanza per conoscerci più a fondo e tracciare una strada che vogliamo continuare a percorrere insieme a favore della promozione del nostro paese e delle attività economiche che lo animano. Continueremo come direttivo e come associazione tutta a lavorare con impegno e grande attenzione e che il progetto che presentiamo oggi sia un punto di partenza per andare sempre più lustro al nostro paese. Quindi mi rivolgo agli associati e mi raccomando, è il momento di rimanere uniti e di tenere alto l'entusiasmo. Benvenga il confronto, benvenga l'unione di tante piccole idee e proposte da cui poi può nascere qualcosa di grande ed importante per Sartiano. Grazie a tutti. Grazie Elena. È con noi, come ha anticipato il sindaco prima, stamani anche Michele Angiolini come responsabile turismo e marketing territoriale di ANCI Toscana, sindaco di Montepulciano, comune capofila dell'ambito turistico Valchiana-Senese, a cui passo la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare il sindaco Landi per l'invito che mi è stato rivolto, perché è un vero piacere essere qui. Intanto conosco meglio insomma questa fantastica struttura, questo teatro, e complimenti anche per come viene tenuto, e quindi è un piacere essere qui a questo appuntamento importante, devo dire, non solo per la comunità di Sartiano, anche perché ci dà l'opportunità di ragionare in merito ad alcuni temi che sono già stati anticipati
dal sindaco Landi, che sono di fondamentale importanza anche per la promozione territoriale di tutta la Valdichiana senese. Borghi, produzioni enogastronomiche di qualità, produzioni artigianali, artistiche di qualità, l'unicità dei nostri territori. Insomma, sono tutti temi che chiaramente sono cari sia all'ambito turistico della Valdichiana senese, perché tutte le volte che programmiamo le nostre azioni turistiche nel piano annuale, questi sono temi che vengono affrontati e che portiamo avanti, sono temi che sono cari alla regione Toscana tramite, insomma, la propria agenzia Toscana Promozione Turistica, ma devo dire che sono temi sempre cari anche ad ANCI Toscana. Anzi, io ricordo proprio mentre stava parlando il sindaco Landi, un primo documento che noi abbiamo presentato al neo delegato, appena insomma delegato, assessore Leonardo Marras, parlava di tutti questi temi e in particolar modo aprimmo quel documento, ricordo, con i borghi, perché convinti che rappresentano veramente un elemento qualificante della nostra destinazione turistica toscana. Borghi che chiaramente in quel contesto storico, come ricordava Francesco, abbiamo dovuto tutti affrontare una pagina più buia della storia moderna, ovvero quella legata al Covid, in cui i borghi vennero riscoperti non solo dai residenti ma anche dai turisti come luoghi dove veramente poter ammirare diciamo la salubrità, la bellezza, la sicurezza, e quindi chiaramente sono stati, diciamo, come punto di riferimento di fondamentale importanza per quel periodo e poi, come dire, riproposti anche successivamente. Mi veniva anche in mente che però siamo, come dire, chiamati tutti i giorni come sindaci a fare battaglie per il mantenimento dei servizi sui nostri territori. Cercare di continuo finanziamenti per fare opere pubbliche, opere infrastrutturali fondamentali per i nostri borghi, per i nostri territori, perché purtroppo, e questo anche per un calo insomma delle nascite, c'è un continuo e si soffre un continuo spopolamento. Quindi noi dobbiamo continuare a portare avanti queste nostre battaglie. Francesco lo sa, non è molto semplice, tutti i giorni purtroppo portiamo avanti queste nostre battaglie, a volte con dei risultati ottimi, altri un po' meno, ma non sicuramente per nostra responsabilità. Mi viene in mente anche, come dire, il fatto che diciamo c'è una continua ricerca da parte dei turisti di luoghi dove veramente poter trascorrere le proprie vacanze o alcune giornate o semplicemente una giornata all'insegna dello star bene, del benessere, la possibilità di poter passeggiare nei centri storici dei nostri territori, poter usufruire anche di quei servizi. Noi stiamo mettendo in atto anche un progetto di area Valdichiana Active, quindi sentieri, cammini, quindi la possibilità di poter trascorrere delle giornate all'aria aperta, ma anche il fatto di poter vivere la nostra cultura, la nostra identità, le nostre tradizioni. Poco fa ricordava la giostra del Saracino, ma insomma tutti noi comuni abbiamo un evento culturale, storico, di notevole importanza, che rappresenta appunto la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura, e quindi il turista cerca di vivere delle esperienze nei nostri territori, e io sono convinto che noi abbiamo tutti gli elementi per poter far vivere queste esperienze. E tra l'altro, come dire, non solo un territorio ricco di un patrimonio artistico, culturale, storico e paesaggistico di inestimabile valore, ma anche un patrimonio enogastronomico di qualità, un patrimonio, come veniva detto, anche artigianale, grazie a tutte quelle attività che sono insediate nel nostro territorio. E appunto per questo i turisti cercano di poter degustare dei prodotti che abbiano delle caratteristiche, che abbiano, garantiscano la sicurezza, la salubrità, la provenienza, la sostenibilità. E come ricordavo poco fa, prima di entrare in questo teatro,
Sono convinto, e l'ho detto anche durante la presentazione del rapporto sul turismo enogastronomico di Roberta Garibaldi a Milano, perché come Partigiana Senese siamo partner ufficiali, dobbiamo continuare a produrre prodotti di ottima qualità, ma allo stesso tempo dobbiamo essere capaci di raccontare che cosa rappresentano, perché poi alla fine è quello che fa, secondo me, la differenza, perché nel mondo tanti prodotti vengono fatti con ottima qualità, ma sicuramente non hanno la storia che possiamo raccontare nei nostri territori. Ecco, questo è, diciamo, come dire, quel patrimonio che noi cerchiamo di valorizzare e promuovere anche attraverso l'ambito turistico. Poi, insomma, c'è qui una Caira in rappresentanza proprio della strada del Nobile di Montepulciano, questa fuori della Val di Chiana Senese, che è proprio il nostro braccio operativo, un modello di gestione del turismo che, devo dire, insomma, lo dico fuori, è giusto anche in casa nostra, è stato considerato veramente una best practice, un modello da esportare oltre i nostri confini territoriali, proprio perché c'è un rapporto importante, di fondamentale importanza tra il pubblico e il privato. I 9 sindaci dei 9 comuni dell'ambito turistico, insieme all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, che programmano le azioni turistiche, la strada del Vino Nobile di Montepulciano, il sapore della Valdichiana Senese, che è soggetto attuatore, braccio operativo, e poi attraverso un tour operator, Valdichiana Living, la promo commercializzazione dell'offerta turistica. Quindi, vedete, un sistema ben organizzato e strutturato che, devo dire, insomma, nel corso almeno di questi anni della mia esperienza ha fatto veramente la differenza e che ci ha permesso anche veramente al lavoro della strada di raggiungere importanti risultati, non solo di presenze turistiche, perché nel 2022 dati ufficiali siamo tornati veramente a dei livelli pre-Covid, questo grazie anche allo sforzo che tutti noi abbiamo fatto, anche continuando ad investire importanti risorse, ma anche per i riconoscimenti di importanti, insomma, risultati, come riporto sempre la Comunità Europea dello Sport e la destinazione turistica del benessere e del permanismo. Chiudo veramente sottolineando l'importanza della sinergia tra pubblico e privato. Credo che veramente le attività che insistono nei nostri territori sono di fondamentale importanza, e quindi un plauso anche al Centro Commerciale Naturale di Santiano, che sono convinto che potrà rappresentare, rappresenta e potrà rappresentare per il futuro anche un punto di riferimento importante, non solo per Santiano, ma anche per tutto il territorio della Valdichiana Senese, per mettere in atto le nostre azioni programmatiche e turistiche. Grazie. Grazie mille. E adesso darei la parola a Bruna Caira, direttrice di ambito turistico della Valdichiana Senese. E attivo la... Sì, grazie. E slide. Allora, innanzitutto sono molto felice di essere qui, ringrazio il sindaco Francesco Gandhi e ringrazio il Centro Commerciale Naturale per l'invito. E per noi è un'occasione davvero importante per condividere alcune riflessioni sull'attività turistica dell'ambito della Valdichiana Senese e in realtà anche sul ruolo che sta creando e le associazioni di Sarteano hanno in questo contesto. La presentazione in realtà inizia con Sarteano, una comunità locale per una strategia turistica sostenibile. E perché? Perché il nostro concetto di turismo in realtà parte proprio da Sarteano. Noi abbiamo nel 2016 che lanciato un brand che si chiama appunto Valdichiana Living, guardando a Sarteano, che aveva già creato Sarteano Living. Quindi l'analisi fatta è che volevamo proporre qualcosa, un'offerta che non si allontanasse dalla realtà della comunità che poi vive nel luogo nei comuni di Sarteano, ma anche nella Valdichiana Senese, quindi Valdichiana Living. E quello che abbiamo proposto a tutti gli altri comuni è di declinare anche nei loro territori, a partire appunto da iniziando da Sarteano, ma poi è seguita Montepulciano Living, poi è seguita Preguanda, insomma, di declinare nei loro comuni proprio questo concetto. Quindi
appunto sono felice proprio perché lo racconto agli imprenditori oggi ed è stata una scelta secondo noi vincente. Mi riallaccio a quanto diceva prima il sindaco Angiolini. Sarteano è uno di quei borghi, appunto della Latina Senese, di quei 9 borghi della Latina Senese, dove in realtà c'è l'attrattività turistica è data proprio da particolari condizioni che sono date proprio dalle piccole dimensioni dei borghi, da un'offerta territoriale diffusa, che è quella appunto di tutto il territorio, e poi dalla specificità di alcune manifestazioni, eventi folkloristici o comunque attività che in questi luoghi vengono svolti. Quindi il fulcro della nostra attenzione e della nostra promozione, attività di costruzione anche del prodotto turistico è proprio questa, cioè mettere al centro della nostra offerta la specificità, l'autenticità sia del prodotto, quindi enogastronomico, oppure del prodotto culturale, del prodotto naturalistico e delle aziende che operano in questi territori. E quindi quali sono appunto i punti di valore di questa offerta? Sono appunto territori lenti, è un patrimonio naturalistico, storico, artistico di qualità, è un modello che è orientato sostanzialmente alla valorizzazione della identità locale di questi luoghi. E devo dire che a Sarteano questo aspetto è particolarmente evidente. Sarteano è una comunità vivace e questo credo agli occhi di tutti, anche degli altri comuni della Valpichiana Senese. Lo è perché è vivace la comunità che lo abita ed è sicuramente uno dei punti di forza maggiori del comune. Andiamo avanti. E quindi il concetto che era espresso prima, ora l'ho evidenziato, ma appunto da una distinzione incidentale, quindi in cui uno capita quasi per incidente, ad una destinazione in realtà scelta, quindi una destinazione che propone ed è cosciente di proporsi in questo modo. Qui in realtà ho semplicemente voluto evidenziare alcuni dati tratti dal rapporto del turismo enogastronomico, quindi un asset territoriale importante dell'enogastronomia, quindi dei prodotti legati all'enogastronomia, e poi successivamente invece un asset completamente nuovo anche per questo territorio che è il nomadismo digitale. Quindi sono andata proprio all'opposto, proprio per farvi per evidenziare quanto il tema della comunità sia importante. E quindi i dati proprio tratti dal rapporto del turismo enogastronomico 2003, il 68% dei turisti italiani sarebbe più propenso a partecipare all'esperienza enogastronomica organizzate da aziende che hanno in atto progetti o iniziative a supporto della comunità locale. È proprio il caso del CNN di Sarteano. E ancora, acquistare dei souvenir da piccoli produttori e quindi avere un rapporto diretto con il produttore e con l'azienda, quindi conoscere la realtà locale, il 64% è più propenso se la struttura ha personale che sta affrontando situazioni di disagio economico e sociale. Questo l'abbiamo visto in particolare negli anni purtroppo del Covid. E ancora, l'altro profilo, il nomade digitale, completamente opposto, questo è un prodotto turistico completamente nuovo che si è affacciato forse negli ultimi anni nei prodotti turistici. E quindi entrare in contatto con la comunità locale. Quindi il nomade digitale, questo è lo studio, il secondo rapporto sul nomadismo digitale del 2022, quindi sono dell'anno scorso, sull'Associazione Italiana Nomadi Digitali. È un dato anche questo importante, questo ci fa capire quanto in realtà ci sia la volontà proprio di entrare in contatto, di avere un'esperienza immersiva nel luogo in cui si sceglie di soggiornare
in questo caso il nomade digitale diventa un turista, diventa, non è più turista ma è residente temporaneo, e in questo caso la cosa che lui interessa è quella di entrare in contatto con la comunità. Quindi appunto due aspetti completamente diversi in cui si può percepire qual è l'interesse della vita reale nel paese. E questo è in realtà il rapporto, è interessante, il rapporto tra la comunità ospitante, quindi l'host, e l'ospite, e il guest. Quindi quando questo rapporto diventa un rapporto ugualitario, quasi ugualitario, allora l'esperienza turistica e anche la comunità vivono, cioè le turiste e la comunità vivono in realtà, riescono a vivere in armonia. E questo accade quando c'è anche la volontà del residente a conservare e a promuovere il suo patrimonio identitario, e quando si riconosce in realtà in una identità del luogo. E questo, ripeto, a Sarteano credo che sia abbastanza evidente a tutti. E quando questo accade, che cosa accade? Che diventano ambasciatori del territorio sia i residenti sia gli stessi turisti. Quindi quando per esempio nella nostra attività di comunicazione lanciamo delle proposte su Sarteano, semplicemente dei semplici post su Sarteano, vediamo che cosa riusciamo a vedere, un coinvolgimento diretto non solo dei sartianesi e della residenti della Vaticana Senese, ma anche di chi questo territorio lo vive come turista, come ospite appunto temporaneo. Quindi a significare che cosa? Che ci si riconosce, che si sente integrato in un contesto. E poi andiamo sul concreto invece, e questa è un'esperienza bellissima di Sarteano, perché è un tour che noi proponiamo come Vaticana Living, che si chiama appunto Discesa agli Inferi nella tomba della quadriga infernale, che in realtà racconta tutto quello che finora che vi ho detto ora. In realtà racconta come Sarteano si inserisce in un contesto territoriale, e quindi non è più soltanto Sarteano, ma è Sarteano e le piscine Teia di Chianciano, Etruschi, e poi ancora come la comunità locale abbia in realtà contribuito, perché ha scoperto sostanzialmente la tomba della quadriga infernale. Noi ricordiamo che la tomba della quadriga infernale viene appunto viene da una scoperta del gruppo archeologico locale. Quindi quanto la comunità locale abbia contribuito alla scoperta di questa tomba eccezionale dal punto di vista proprio artistico e culturale, e quindi quanto questo rapporto tra comunità e turismo sia importante. Quindi se non ci fosse qui, se non ci fosse stato un gruppo archeologico a Sarteano che in qualche modo si interessava a questi scavi e li portava avanti, probabilmente non avremmo offerto al mondo questa esperienza eccezionale. Questa invece è una novità di quest'anno, appunto con Intrepido, con Simone Marucci, appunto da giugno a settembre 2023, un'offerta ogni giovedì per permettere sia di scoprire, ora peccato si vede male una slide tratta dal sito, ma sul sito già la trovate, di Vaticana lì, poi saranno anche distribuite le varie locandine, le strutture ricettive, e appunto la possibilità di scoprire la tomba e anche percorso trekking, praticamente con una sosta, appunto un percorso trekking sul castello Sarteano e una sosta enogastronomica. Quindi, e questa invece è una slide che secondo me è veramente centrale nel nostro discorso. Lo sviluppo turistico in realtà se ben gestito, ha veramente dei risvolti molto positivi per la comunità. Innanzitutto quello di condividere dei saperi, condividere e anche tramandarli, anche condividerle anche in altre nazioni,
con altre persone che vengono da luoghi diversi dal nostro. Ridonare appunto questo senso di appartenenza quando è necessario ridonarlo, in questo caso non credo quando sia, e ridare questo senso di appartenenza appunto al luogo, ampliare sicuramente l'offerta culturale e anche l'attività ricettiva sul territorio, ed è un esempio di quello che sta accadendo appunto su Sant'Eano. E poi ancora conservare, è un esempio di quello che è accaduto, e anche riscoprire il proprio patrimonio. Nei dati turistici, sicuramente il Sant'Eano è cresciuto nel 2022, è uno dei comuni della Vaticana Finese che è cresciuto di più. Domani appunto ci sarà questo incontro importante anche sui dati del 2023. Già insomma vi anticipo, i dati in realtà sono in aumento, quindi siamo contenti di questo, siamo anche consapevoli che dobbiamo comunque imparare a gestire i flussi turistici. Di questo siamo consapevoli, anzi siamo al lavoro proprio per questo. E poi ancora l'importanza dell'accoglienza. Dell'accoglienza, dell'ufficio informazioni, quindi in questo momento praticamente è disponibile una piattaforma che si chiama appunto MeChiApp della Regione Toscana, che stiamo utilizzando nel territorio. Abbiamo coinvolto come ufficio di ambito appunto tutti gli uffici turistici territoriali, cercando di fare veramente una rete sul territorio e di lavorare sempre di più anche su questa piattaforma, che ci consente di profilare il turista e quindi di avere informazioni su chi visita il nostro territorio. Questo è l'importanza dell'ufficio, l'ufficio informazioni è strategico, perché in realtà ci permette, è una cartina di tornasole, capiamo, riusciamo a capire quello che accade e che cosa e come ci vede il turista. E poi ancora, questo è il messaggio in realtà che ho voluto condividere con voi: lavorare in squadra è bello perché c'è sempre qualcuno dalla tua parte, e spero che appunto insieme siamo ognuno dalla parte dell'altro. Grazie. Grazie infinite. Dunque, avremmo fortemente voluto che questa mattina fosse presente anche chi ha dato la voce al video che andiamo a presentare. È un grande artista, un dialoghista e un attore italiano, noto per aver doppiato le voci di artisti del calibro di Bruce Willis e Robbie Williams, che ha messo a disposizione la sua voce per narrare la qualità della vita che caratterizza il borgo di Sant'Eano e che lui stesso ha scelto come luogo in cui vivere. Sto parlando di Marco Mete, a cui intanto vorrei fare un applauso. Per impegni di lavoro non è presente questa mattina, ma ci ha fatto un regalo inviandoci un piccolo intervento che adesso guarderemo insieme. Buongiorno a tutti, mi dispiace non essere con voi oggi, avrei voluto veramente esserci perché è un'occasione speciale, però sono fuori dall'Italia, sto lavorando e quindi intanto vorrei ringraziare tutti voi, il centro commerciale naturale Wake Up Sant'Eano, leggo perché sennò mi perdo qualcosa, e quindi i soci, l'amministrazione comunale, la regione, Dario Pitini e Federico Livi che hanno realizzato il filmato, Giulia Puccelli che è stata un gentilissimo tramite, e che dire, va bene, io c'è uno scrittore che ha detto una cosa che mi piace molto: la tua casa non è dove sei nato, casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga. E lì praticamente a Sant'Eano sono cessati i nostri, lì ci saranno Carmen e Ricky, con i quali condividiamo questa grandissima avventura di Sant'Eano. E che dire, è già detto tutto nel filmato, vorrei che in realtà abbiamo realizzato questo gigantesco desiderio, e anzi speriamo di riuscire a fare anche qualcosa di più, anche di riuscire a creare qualche occasione in più, perché tante persone alle quali noi parliamo, alle quali noi testimoniamo il nostro amore per Sant'Eano, vengano
a conoscere, sappiamo tutte le sue meraviglie. Grazie, buon divertimento e buona giornata. Grazie ancora. Ritmi lenti, prodotti enogastronomici di qualità, la cura nell'accoglienza, momenti e luoghi della socialità sartianese e soprattutto la filosofia della vita e dell'acquisto a chilometro zero. Sono questi i temi che abbiamo rappresentato nel video che vede come protagonista la giovane sartianese Emma Cioncoloni e che è accompagnato dall'aria spensierata di Voglio vivere così, il celebre brano di Claudio Villa, già scelto per una storica campagna promozionale della regione toscana e riarrangiato per l'occasione in versione swing da Diego Perugini e Alessandro Cristofori, musicisti sartianesi, con la voce di Giulia Gagliani. L'autenticità di questo paese è uno dei suoi fiori all'occhiello, quell'autenticità che crea un legame con chi lo vive ogni giorno e chi lo sceglie come luogo per trascorrere le vacanze, sottolineando loro stessi questo tratto così a volte anche simpatico, ma soprattutto non scontato. Ed ora non ci resta che emozionarci. Vorrei svegliarmi al mattino, guardare le nuvole che corrono sulle colline assaporando il caffè. Vorrei aprire il portone e trovarmi in piazza. Vorrei acquistare a chilometro zero, prendere la bici ed avere tutto ciò che c'è di buono a portata di mano. I prodotti locali, nati dalle sapienti mani dei nostri produttori, che trattano con amore e passione la terra e i suoi frutti. Vorrei sentire il profumo della focaccia appena sfornata, assaporarne il gusto e la genuinità. Vorrei godermi il borgo, senza fretta, prendermi una pausa, trovarmi immerso nel verde e nel silenzio, ascoltare i suoni incantevoli della natura, abbracciare del tempo che scorre e che mi fa sentire vivo. Vorrei guardare i bambini divertirsi insieme, sotto al sole, giocando solo con la loro fantasia. Vorrei rilassarmi e prendermi il mio tempo, davanti a un buon calice di vino con gli amici. Ridere e scherzare, fino a tardi. Vorrei vivere un paese vivo. Vorrei... Ma perché solo desiderarlo, quando posso viverlo veramente? Sarteano, voglio viverti così. Canto per te. Posso semplicemente dire che io sono orgoglioso di vedere un video che rappresenta veramente la sartanesità. Ci sono i volti della nostra comunità, ci sono la sapienza della nostra comunità, ci sono veramente, insomma, immagini che mi rendo conto che a chi è di Sartiano fanno un effetto e toccano il cuore. Volevo ringraziare il CCN per questa attenzione, a partire da tutto quello che è la sartanesità che è qui, diciamo, espressa. Mi vengono in mente i musicisti, un valore incredibile che qui a Sartiano abbiamo, ma Dario stesso, insieme al suo gruppo di lavoro che ha permesso la realizzazione di queste immagini, insomma, i volti della Michela, dell'Arcanino, piuttosto che dei produttori a chilometro zero. Credo che sia veramente una cosa bellissima e che emoziona e che spero riusciamo a trasmettere anche a chi stamattina ovviamente sono venuto a rendere omaggio a questa mattinata. Grazie Giulia, e volevo fare un applauso anche a Giulia per aver gestito tecnicamente tutta questa mattinata, che non è una cosa semplice, insomma. Ringraziamenti li ho scritti perché spero di non saltare nessuno, però veramente grazie di cuore intanto a Marco, che è stato veramente prezioso, Dario Pichini e Federico Livi che hanno realizzato il video, Stefania Vivacqua che so che c'è, che ci ha dato una mano e ci ha anche prestato quella bella finestra con la vista sul Monte Cetona, Emma Cioncoloni, che c'è anche lei stamani.
Lo studio dello Stabiolo che ha registrato la musica, ma anche Martina Belvisi, Claudio Fabrizi, Caseificio Piu, la Tenuta Strone, Alimentare l'Arcalino, l'Enoteca del Teatro, il Panificio Maravissi, il Comitato Genitori, l'Olympic, il Teatro degli Arrischianti e tutti i commercianti che hanno partecipato come comparse. Grazie davvero di cuore a tutti quanti. Qualcuno mi perdonerete. Comunque è stato un bel lavoro e anche impegnativo, ma di grande collaborazione e soprattutto si è davvero toccata con mano la volontà di tutti nel partecipare per rendere tutto il più perfetto possibile. A questo punto farei un cambio di palco e inviterei a salire Francesco D'Alessandro, Luca Benigni, Fausta Testarelli e Fabrizio Rocchi. Quindi a questo punto passiamo la parola a chi fondamentalmente ha deciso di investire lavorativamente e professionalmente. Perché seppure sia una grande opportunità vivere un paese in un'ottica di filosofia a chilometro zero, è comunque fondamentale che ci sia anche chi fa impresa e la fa bene. Quindi darei la parola a Francesco D'Alessandro, titolare di Terra Quercus. Pronto? Funziona. Allora, mi presento, sono Francesco D'Alessandro, produttore vinicolo da 15 anni a Sarteano, in realtà da più di 40 produttore di vino. Cosa c'entra il vino a Sarteano e in questa occasione in particolare? Stamattina abbiamo sentito parlare di territorio, di collaborazione, di turismo. E il vino è un po' tutto questo, cioè collaborazione, è senz'altro un motore formidabile per il turismo e io parlo non solo per quello che riguarda la mia attività e questa è la notizia che vorrei dare oggi. I produttori di Sarteano hanno deciso di collaborare per un'attività comune. Direi, senza raccontare il mio passato, come qualcuno mi ha chiesto, diciamo che i produttori di Sarteano hanno in comune delle caratteristiche di assoluto spirito, cioè nell'arco della produzione si collocano su una livello piuttosto alto, perché tutti gli impianti, cioè i vigneti, sono a alta densità, molte aziende sono biologiche più dinamiche e diciamo lo staff, le collaborazioni che animano la vita di queste aziende sono fatte da persone di spicco. Nella mia passata esperienza, io dirigevo un'azienda che prendeva spunto da un riferimento assoluto nel mondo del vino, che è l'azienda Ornellaia. E dall'azienda Ornellaia abbiamo preso, per dire, i tecnici che guardavano e controllavano la parte agronomica, Andrea Paoletti e Dani
Schuster, il direttore commerciale dell'azienda Ornellaia e altre collaborazioni come quella con il professor Scienza, che poi fu determinante nella scelta delle varietà da impiantare. Da quell'esperienza noi abbiamo prodotto una denominazione che si chiama DOC Cortona, che è operativa dal 1999. Qui a Sarteano questa collaborazione tra i produttori esiste già da tempo, ma non era, diciamo, in qualche modo così stretta, e probabilmente il numero di produttori, perché molto vicini per le scelte e per i riferimenti qualitativi, c'è un problema evidentemente di quantità, cioè siamo pochi numericamente, questo non significa non portare avanti una collaborazione. Probabilmente non potremo avere accesso alla DOC come è stato per Cortona, ma potremo avviare una collaborazione molto, molto fattiva. Quindi ringrazio di questa occasione per aver potuto anticipare questo progetto dei produttori di Sarteano, che lo ricordo sono Vini, Franchetti, Poerio, e poi ce ne sono diversi altri, diciamo che questi sono oltre a me stesso. E contiamo naturalmente nel sostegno dell'amministrazione comunale, ma anche dell'amministrazione toscana, come è stato già ai tempi di Cortona, e speriamo sia ancora ai tempi di Sarteano. Grazie. Ha accettato di intervenire, per questo lo ringraziamo, Luca Benigni, il presidente di Annabel, la holding del gruppo Bulgari, nonché membro del board di Arsenale SPA, società guidata da Paolo Barletta, impossibilitato a venire oggi per impegni di lavoro, ma che ci saluta. La società ha da poco rilevato la nostra millenaria abbazia di Spineta, contornata da 800 ettari di tenuta che dalle pendici del Monte Cetona si affaccia in Val d'Orcia. Ed il presidente è qui per raccontarci cosa ha visto nella tenuta e nel territorio che la circonda e quali sono i progetti per il futuro. Prego. Grazie. E soprattutto complimenti per un'attività fondante, diciamo, del cuore del turismo e dello sviluppo del turismo. Bisogna partire, concordo, dal basso per arrivare alto, no? E quindi dal territorio. Questo è fondamentale. Grazie alle istituzioni, in particolare al sindaco, che amministra in modo eccellente questo territorio e che ci ha coinvolti e con il quale collaboriamo da tantissimi anni per quanto riguarda l'attività del signor Nicola Pulle e adesso per l'attività di Spinetta. Posso vi racconto brevemente cos'è Arsenale e come nasce. Vi porto i saluti appunto di Paolo Barletta che è a Dubai, e poi vi dirò un motivo, e di Nicola Pulle che, se mi passate il termine, è più sarterese di tanti sarteresi. Non lo saprete quando, chi lo so bene, perché quando ha 5 minuti lui scappa e viene qui. Tant'è che a volte mi trovo in difficoltà, ma lo faccio con piacere, perché dice va bene, allora alle 4 ci vediamo a casa. Ho detto va bene, io fino alle 3 e mezzo ho da fare. Dice no, a casa Sarteano. E quindi io mi devo muovere tutta l'agenda e venire qui, ma lo faccio con piacere perché è un territorio meraviglioso. Arsenale nasce da un'istituzione di Paolo Barletta, una società che ha investito e investe
del turismo. Il turismo, io credo, questa è una mia opinione personale, noi in Italia abbiamo un territorio fantastico, dovremmo essere tutti albergatori, ristoratori, guide turistiche, che il paese volerebbe, perché il fondamento, abbiamo le campagne, il mare, le montagne, il cibo, il vino e poi, scusate la presunzione, siamo anche belli e simpatici, quindi tutto il mondo vuole venire in Italia. Andando un po' da lontano, Anna Beloldi nasce perché il signor Nicola Bulgari vuole continuare ad investire, l'ha sempre fatto, sul territorio, per il territorio essere a fianco delle imprese italiane e portare l'italianità del mondo, quindi si occupa di investire nelle imprese, internazionalizzarle. E l'investimento più importante di Anna Beloldi è Arsenale. Perché Arsenale? Arsenale, appunto, come stavo dicendo, nasce un'intuizione di Paolo Barletta di creare il treno di lusso, che ora vi vado a spiegare nel dettaglio. Però insieme a Nicola Bulgari abbiamo detto sì, ma non è sufficiente il treno lusso, dobbiamo anche affiancare gli hotel di lusso. E questo perché è un punto di riferimento del turismo e dell'industria turistica italiana. E da qui nasce, vi dico la data, settembre 2020, quindi solo due pazzi folli, tre con me, vanno a investire tanti denari nel 2020 nel turismo, che sembrava morto, no? Cioè, che era morto in quel momento. Però proprio perché crediamo che il turismo sia il motore del nostro paese, abbiamo iniziato questa attività. Oggi abbiamo diversi alberghi, il aperto per il momento c'è solo il Santa Venera Maratea sul mare, il Zoaus di Roma, che è una catena inglese che investe in tutto il mondo. Noi, come funziona l'investimento di Arsenale? Noi rileviamo le strutture, le ristrutturiamo, che poi le gestiamo noi, ma con il supporto di un marchio internazionale. Questo perché da uno studio che abbiamo fatto, in realtà l'alto standing lo danno le catene internazionali, per qualità, per servizio, eccetera, eccetera. In Italia ce ne sono solo un 7-8% di alberghi di questo settore gestiti da catene internazionali, mentre all'estero sono circa il 40%, quindi da lì siamo partiti in questo studio, quindi questo è diciamo, un po' il nostro obiettivo. Però siamo noi, quindi lo gestiamo, perché tanti ci dicono siete un'azienda che abbiamo il Soaus che è inglese, abbiamo Orient Express che è un marchio francese, lavoriamo con marchi stranieri, ma anche con gestori italiani. Santa Valeria Maratea lo gestisce Aldo Pelmignano, il proprietario di Pormegnazia in Puglia. Però lo facciamo perché questo ci dà la possibilità di, in qualche modo, sviluppare al meglio questa attività, ma rimanendo con maestranze italiane, direttori italiani, e quindi è un'industria italiana la nostra, anche se porta un marchio con uno straniero in alcuni casi. Fatto questo, ci siamo concentrati sul lo sviluppo del treno di lusso. Che cos'è? È un'esperienza particolare, a marchio della Dolce Vita Orient Express, dove cerchiamo di riportare quelle esperienze del passato in un treno moderno. Cioè questi treni sono completamente ristrutturati. Ho un video, non so se possiamo farli vedere. Abbiamo scelto l'Italia per ristrutturarli, anche se ci hanno consigliato la Francia, anche qui per ritornare al concetto di valorizzare il nostro paese, e quindi vengono le carrozze, la parte carrozzeria viene sviluppata a Brindisi, gli interni a Palermo. Ecco, qui vedete che noi abbiamo acquistato 80 carrozze, e poi ne stiamo acquistando altre dalle Ferrovie dello Stato, e vengono portate a zero, cioè completamente svuotate, riverniciate, e poi nel secondo video vediamo come vengono
ecco com'è l'aspetto finale, e questo l'abbiamo fatto appunto con maestranze italiane. Dopodiché gli interni, quelle carrozze, vengono spostate a Palermo, e nel terzo video, ecco, vediamo gli interni come vengono realizzati. Sono degli alberghi di lusso viaggianti. Allora, ci siamo fatti tantissimi problemi di scegliere questa categoria, e questo anche con le famiglie dello Stato, per il nostro partner. Vi porto l'esempio dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Corradi, che disse appunto all'inaugurazione del nostro progetto. Lui all'inizio ci mandò a casa perché era appena stato nominato. Lui pensava, dice, io devo pensare ai regionali, ai pendolari, al popolo, non posso pensare al lusso. Dice, questo progetto non fa per me. E invece ha confessato pubblicamente, è tornato a casa, ci ha ragionato, ha detto, ma se io faccio, diciamo, supporto questo progetto, do l'opportunità a tantissime persone dall'estero di conoscere l'Italia, di apprezzare il nostro paese, ma soprattutto risveglio il desiderio di viaggiare in treno, che è l'azienda che devo gestire. Ci ha richiamato, è partito questo grandissimo progetto, e la riprova di questo è che un mese fa è nata la società di Ferrovie dello Stato che si occuperà dei treni storici in Italia. Quindi sarà sicuramente una categoria inferiore, ma darà la possibilità a tutti di fare questo progetto. Allora, commentavamo con Francesco prima, il mercato del turismo del lusso è circa l'1%, cioè pochissimo, però rappresenta il 25% del fatturato. Ma la cosa più importante è che questo mercato è trainante per tutto il turismo. Perché dove, e queste sono prove, diciamo, risultati di studi economici, dove si afferma il turismo di lusso, si allarga il turismo di tutti i settori, fino al 4 stelle, al 3 stelle, e poi effetti precoce. E quindi, e questo è uno dei motivi per cui con il signor Nicola abbiamo deciso di investire in Arzena. Venendo a Spineto, capite che quando Paolo Barletta mi ha proposto l'abbazia di Spineto, io ho detto sì, mi ha detto ma vogliamo sentire il signor Nicola, ho detto sì, ho pro forma, perché a casa sua andiamo a valorizzare il territorio, e quindi sicuramente sì, e infatti così è stato, l'abbiamo fatto con grande entusiasmo. Cosa faremo ancora è da definire, però stiamo lavorando ovviamente nel rispetto di tutte le regole con le istituzioni, e l'interesse nostro è di creare una nuova comunità, una comunità che sicuramente parte da un servizio alberghiero classico di altissimo livello, ma accanto stiamo studiando la possibilità di avere dei soggiorni più lunghi, ora vediamo come, in che modo, per dare la possibilità appunto a chi viene, a chi verrà alla tenuta Spineto, di poter vivere non solo la tenuta ma anche il territorio, e quindi ben venga appunto la collaborazione con tutte le istituzioni, con commercianti, con tutti quanti, perché ecco, il messaggio che voglio passare oggi è Arsenale non è un'azienda che viene qui, specula e va via. Arsenale è un'azienda che viene qui da, richiedo il permesso di nuovo, da Sartianese, che è il signor Nicola Bulgari, per investire sul territorio, svilupparlo e creare qualcosa insieme. Grazie. Grazie mille. Allora, adesso darei la parola invece ai due dei nostri associati. In primo facciamo gli onori alle signore. Prima Fausta Pistarelli del Frantoio Pistarelli. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ringrazio il CCN di cui sono socia fin dalla sua nascita e sono contenta sinceramente di esserlo, l'amministrazione e tutte le persone che sono al tavolo, perché credo che quella di stamattina sia un'occasione importante di valorizzazione del nostro territorio e anche di diffusione di informazioni tipo quella che abbiamo appena ricevuto, ma ovviamente non solo, quelle che abbiamo ricevuto importanti per tutti noi che ci viviamo e lo ci lavoriamo. Io sono qui, tutti penso che sarà fatto tutti mi conoscano, nel senso che rappresento un'azienda, l'azienda della mia famiglia, che da 5 anni, quest'anno, si dedica alla produzione di una delle eccellenze del nostro territorio, e parlo ovviamente del fronte dei pistarelli e dell'olio extravergine di oliva. Per me è fondamentale, diciamo così, dire che faccio parte del frantoio perché rappresenta la mia vita, però in questo contesto mi piace anche dire che verso anche i panni di un consulente aziendale che da circa 25 anni, con una società cofondata ormai all'epoca, mi occupo di affiancare gli imprenditori in giro per tutta Italia, i piccoli imprenditori come noi, in realtà, in processi di cambiamento e di innovazione per aiutarli, diciamo così, ad essere competitivi. E viaggio molto, sono sempre in giro e chi ovviamente però mi conosce bene sa anche che non ho mai voluto lasciare questo territorio, nonostante che sia avuto e ho tuttora la possibilità costantemente di farlo, perché credo che vivere in questi luoghi sia un privilegio per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che ovviamente vivono questa terra. E non vi nego che quando vado in giro, tipo che vivo a cavallo tra la Val d'Occia e la Val di Chiana, in realtà vengo invidiata, no? Perché viviamo in un territorio che è fatto di bellezze naturali, paesaggistiche, di cultura e anche di un modo di fare che ovviamente viene considerato unico. E, tornando però, diciamo così, al tema di stamattina, io qui porto in realtà l'esperienza di un'azienda che crede in questo territorio e che ci continua ad investire. Io faccio parte del frantoio e quindi sono socia da quando avevo 18 anni e qualche giorno, no? Proprio era mio padre mi ha inserito in società proprio non appena sono diventata maggiorenne. E, però sono sempre stata, prima per questioni di studi, poi per questioni lavorative, presente ma sulle retrovie, no? Quindi a supporto di chi prima di me ha gestito ovviamente l'impresa. Poi nel 2020, per questioni personali, diciamo così, in parte per necessità, in parte per volontà, mi sono dovuta mettere in campo in prima fila, no? E quindi in quel momento dovevo un po' scegliere che cosa voler fare di questa impresa che era già grande, adulta, e che se ovviamente non avessi, a cui se non gli avessi dedicato la meritata attenzione, forse ovviamente nel tempo avrebbe iniziato la sua fase di declino. E quindi ho iniziato a pensare, ho detto che questa impresa la dovevo trasformare da un'azienda di produzione di olio extravergine di oliva ad un'azienda, io dico, di servizi, o meglio ad un'azienda a servizio del territorio, no? Quindi un'azienda che producesse sì un olio extravergine di eccellenza, e io dico non soltanto il mio olio extravergine di oliva, perché noi, come tutti sanno, siamo produttori di tanti agricoltori di queste parti, ma fosse anche un'azienda che consentisse in realtà di valorizzare il lavoro di tutti coloro che appartengono a questa filiera. Quindi dell'olivicoltore da un lato, dell'agronomo, del cuoco, del ristoratore che decide di mettere in tavola un prodotto di questa natura. C'era bisogno di investire, no? Quindi c'era bisogno di lavorare su questo tema e ci siamo guardati in faccia, io e mio fratello abbiamo detto che facciamo, vabbè, ci mettiamo tutto. Ci siamo dati a fare, dal 2020 ad oggi abbiamo fatto tante cose, nel senso che prima abbiamo studiato in maniera profonda, perché al di là di quelli che possono essere i percorsi di studio di ciascuno di noi, credo che approfondire e continuare a studiare sia necessario per qualsiasi persona individuale piuttosto che imprenditore. Poi abbiamo girato, io personalmente ho girato tutta Italia e mi sono confrontata un sacco, perché dovevamo cercare di capire
che cosa c'è al di là del nostro altopiano, no? Diciamo così, dei nostri colli, sia per confrontarci, sia ovviamente per cercare di capire che cosa ci sarà. E poi ovviamente ci siamo messi a progettare, cercando ovviamente di cogliere anche tutte le opportunità che potevano passare. Quindi abbiamo partecipato ai progetti di Regione Toscana e ai bandi PSR, che abbiamo avuto ovviamente anche la fortuna, oltre che la capacità di vincere, che quindi ci hanno consentito di pensare in grande e poter fondamentalmente rifare tutto quello che da zero, per certi punti di vista, ovviamente, ma su delle radici forti, poteva ovviamente essere necessario a realizzare questo progetto. Sono passati 3 anni da quando abbiamo iniziato, diciamo così, questo nuovo percorso aziendale. Se li guardo, uno dice: ma è poco tempo. In realtà, se riguardo l'imprenditore, sono una vita, no? In 3 anni sono cambiate tantissime cose, e se non altro il Covid, che ovviamente ci ha prima fermato e poi ha completamente cambiato le abitudini di tutti noi, quindi ci ha obbligato a ripensare, ma sono tanti perché in questi tempi, nell'era in cui viviamo, le cose cambiano tanto velocemente che in 3 anni si rivoluziona il mondo. E se non stiamo costantemente attenti a questo tipo di fattore, quindi al valore che il tempo assume, rischiamo ovviamente di perdere dei treni, no? Magari poi cerchiamo di prendere degli altri, però alcuni li perdiamo sicuramente. E ovvio, uno dice: io vengo a Sartano anche perché è un paese dove si vive in maniera lenta, diciamo così, ma dobbiamo dare il valore giusto in realtà a questo termine, nel senso che il tempo ce l'abbiamo sempre tutti pochissimo, e quindi quello che spendiamo, soprattutto nel momento in cui pensiamo al tempo libero, deve essere un tempo a valore, no? Su cui che ci permette di goderci effettivamente la vita a quel poco che abbiamo. E se lo guardo dal punto di vista imprenditoriale, siccome di tempo ce l'abbiamo poco, le cose cambiano velocemente, dobbiamo essere velocissimi, no? Dobbiamo essere velocissimi a cogliere l'opportunità da un lato e ad ascoltare il mercato per cambiare costantemente quello che andiamo a proporgli. E ovviamente io la variabile tempo nel nuovo frantoio l'ho tenuta in considerazione in maniera importante, nel senso che ho pensato, quando ho iniziato a ragionare, poi ovviamente l'opportunità e la necessità di scrivere progetti, no? Anche per presentare le bandi, mi ha consentito di riflettere in maniera importante. Ho detto: io devo cercare di capire che cosa ovviamente posso offrire al turista o all'agricoltore o al coltivatore, o anche soltanto al mio compaesano. Sicuramente, ovviamente, devo stare attenta perché viviamo in un'era che è, lo sappiamo tutti, l'era dell'informazione e della conoscenza, in cui internet ha messo a disposizione di ciascuno di noi informazioni in maniera gratuita, tempestiva, dove vuole, quando vuole e in maniera anche sovrabbondante. Quindi un cliente o un turista che viene a Sartano probabilmente sa già che esiste un frantoio, ha già la possibilità di capire fondamentalmente che cos'è, che cosa fa, probabilmente sa anche quanto andrà a pagare l'olio che io gli andrò a proporre, che ovviamente è naturale. Quindi nel momento in cui entra nella mia azienda gli devo offrire qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che effettivamente lo attragga, no? E gli consenta di diventare effettivamente, di voler essere un cliente. E quindi ho pensato, insieme ovviamente ad una tecnologia e ad un prodotto che deve puntare sull'eccellenza, devo offrire l'esperienza, devo offrire noi, devo offrire un vissuto quotidiano e anche un sapere che riesca ovviamente a percepire, che riesca a valorizzare e che riesca a farci distinguere da tutto quello che ovviamente trova in rete o nei grandi centri, no? Se viene un frantoio da me, deve ovviamente trovare qualcosa di diverso e deve trovare un sapere tecnico, no? Superiore rispetto al suo, perché è vero che sarà andato su internet, avrà letto tante cose, ma l'informazione e la conoscenza sono due cose diverse e quindi bisogna ovviamente tenerne conto. E dall'altro deve trovare un sapere relazionale, cioè deve trovare qualcuno che lo accolga, lo faccia sentire a casa, gli faccia vivere qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto.
E non a caso, ovviamente, le persone quando entrano nel santuario da noi, sia che se ne prende la frangitura o eccetera, che gli dico che le porte del nostro santuario sono sempre aperte, che chiunque nel momento in cui siamo in produzione, ma non solo, può venire, vivere la frangitura, stare con noi, no? Farsi la boschetta o portarci l'amico o il cliente a far vedere come fa il suo olio. Lo facciamo perché ovviamente gli diamo la possibilità di vivere un'esperienza autentica e di valorizzare un lavoro a cui magari ha dedicato tanta parte del suo tempo durante l'anno. E, in pratica, io, se qualcuno di voi c'è stato nell'ultimo periodo, abbiamo messo le poltroncine, ora abbiamo messo la filodiffusione, abbiamo messo la musica dappertutto, c'è sempre ovviamente qualcuno che accoglie, che fa assaggiare l'olio, a maggior ragione ovviamente quando siamo in produzione, quando anche gli agricoltori che ovviamente partecipano al processo diventano un'esperienza da vivere, no? Per chi ovviamente arriva su queste terre lontano. Ecco, noi abbiamo ragionato in questi termini e crediamo che in realtà l'accoglienza, no? Sia fatta proprio del riuscire a trasmettere ciò che sappiamo fare. È ovvio che se lo facciamo in maniera individuale riusciamo ad ottenere dei risultati. Se riusciamo a farlo in maniera ovviamente allargata, quindi all'interno di una rete, e il turista piuttosto che il cittadino che arriva a Sarteano si ritrova, no? In termini di comportamenti, in un ambiente che ha una sua coerenza, no? Con il suo modo di accogliere, con il suo modo di far vivere le esperienze, forse riusciamo a trattenerlo in misura maggiore. Certo, io dico, lavorare insieme è difficilissimo. Prima ho letto una frase, no, in cui dice lavorare in squadra è bellissimo perché c'è sempre qualcuno dalla tua parte. Io dico, dobbiamo stare attenti perché qualche volta c'è anche qualcuno da quell'altra parte, no? Però dobbiamo cercare ovviamente di tirarlo dentro e di fare squadra, consapevoli del fatto che nel lavoro di gruppo, nel lavoro di squadra, quindi nella costruzione delle reti, e parlo anche delle reti di impresa su cui tanto veniamo incentivati, dobbiamo ovviamente imparare a lavorare, nel senso che dobbiamo essere umili da un certo punto di vista, essere capaci di valorizzare il lavoro degli altri e capaci ovviamente di utilizzare il concetto della reciprocità come un valore essenziale. Cioè, se il cliente viene da me o va da un'altra parte, in realtà deve trovare la stessa motivazione, deve trovare la stessa valorizzazione del prodotto altrui, perché solo con questa modalità in realtà si sentirà effettivamente parte di una comunità, e solo in quel caso, come poi avete giustamente trovato, potrà dire vabbè, anche io voglio vivere così, insomma, che lo voglia fare. No. Buongiorno, ringrazio anch'io tutti quelli, l'amministrazione del Centro Commerciale Naturale, tutti quelli che hanno voluto, realizzato questa giornata e per avermi chiesto di essere qui. Sono un artigiano, un ceramista nello specifico, faccio ceramica artistica, non sono l'unico a Sarteano che lavora nell'ambito appunto della creatività e della manualità. Ci sono altre realtà che lavorano con il cuoio piuttosto che il legno, gioielli, metalli, chi è sulla sartoria, fotografia, pittura. Siamo una piccola varietà e spero che cresca. Spero che cresca perché secondo me la dimensione del borgo è la dimensione ideale, l'habitat naturale proprio per un'attività di artigianato artistico. Io ho aperto la mia, dove lavoro con mia moglie, da quasi 30 anni. Quello che posso dire oggi, il mio contributo può essere raccontare di come un'attività di artigianato artistico si integra perfettamente, interpreta i temi di cui stiamo parlando oggi, che sono venuti fuori e per cui siamo qui. Quindi il chilometro zero, la sostenibilità, il basso impatto ambientale, l'accoglienza, la socialità, il rapporto tra innovazione e tradizione, tutte cose che in una bottega ci sono. Cioè, parlando di noi, ma questo vale per davvero chiunque opera nell'ambito della manualità.
la produzione è tutta fatta in bottega, proprio metro zero, è tutta fatta lì, completamente a mano, quindi, e queste sono scelte che si fanno, cioè si sceglie di lavorare in un certo modo, quindi con un mix tra innovazione e tradizione. E diventa l'elemento per cui vorrei vivere così. L'Italia, lo sappiamo da tanti studi, non è solo la prima destinazione turistica in termini di aspirazione, è anche il luogo dove in molte ricerche ci piacerebbe andare a vivere, qualcosa di molto diverso da passare un po' di tempo in vacanza. Vera o non vera questo tipo di percezione, che sicuramente passa anche da una serie di archetipi narrativi abbastanza semplici, però nasconde una profonda verità, che questo modo di affrontare la vita è qualcosa che viene estremamente apprezzato, ed in particolare viene apprezzato l'autenticità delle relazioni, che è il punto su cui avete lavorato e su cui appunto ha senso puntare nel rafforzare l'impegno verso i centri commerciali naturali, che non sono gli anti centri commerciali industriali, sono semplicemente un'idea di mantenimento, diciamo, del commercio di vicinato, delle relazioni, delle belle storie che ci avete detto e che servono a tenere in piedi quell'elemento di appunto autenticità, che è esattamente il motivo per cui poi si apprezzano questi luoghi. Non sono solo i musei, ma sono la piacevolezza di poter stare qualche ora in una delle piazze, uno dei luoghi dell'Italia. Qualche anno fa è stata fatta una ricerca spettacolare su come veniva letta l'Italia dalle persone che parlano in inglese sui social, e il terzo attrattore nazionale erano le piazze, come luogo di bellezza gratuita, tra l'altro, quindi una posizione molto, molto semplice. Il quinto erano i bar, come luogo di bar, sono mai stati anziati un pezzo di attrazione turistica, mai visto un progetto di turismo che dice che il bar è un luogo attrattivo. In quell'analisi è venuta fuori un'Italia molto diversa da quella che proviamo delle volte a raccontare. E quindi con questo tipo di coscienza e con un elemento che io cerco di ripetermi tutte le mattine quando mi sveglio, perché poi devo affrontare complessità di ogni tipo, prevalentemente simpaticamente amministrative, però ho, come dire, come faro il fatto che quando parliamo di turismo noi parliamo di un lavoro talmente bello che ci fa superare ogni difficoltà, perché noi di fatto alla fine regaliamo felicità, che è la cosa che ci deve sempre spingere. Regaliamo momenti belli alle persone che vengono a trovarci. Questo tipo di spirito è quello che porta l'agenzia in questi due anni a fare veramente tantissime cose. Io torno ieri sera, sono atterrato ieri mattina a Milano dalla Grecia. Siamo riusciti a portare un pianoforte per la prima volta in 2500 anni in un luogo archeologico dove c'è la casa natale di Aristotele, su cui stiamo facendo un lavoro profondo di analisi filosofica. Aristotele era fautore di una cosa che si chiama FBIN, vivere bene, guarda caso, quindi c'è tutto il tema della toscanità come il luogo centrale nel mondo sull'idea di cercare di vivere al meglio, e questo poi ci permette di tornare agli Etruschi, quindi progetti anche ambiziosi. Abbiamo portato la vita della Callas con il Festival Mascheneo di Livorno, che ha cantato le aree della Cavalleria Rusticana, che sono la prima opera e l'ultima opera cantata dalla Callas nella sua carriera. E portare un pezzo di Toscana in luoghi così straordinari vuol dire provare a raccontare proprio il voglio vivere così, quello stile di vita che ci connota, che diventa l'elemento distintivo di una terra che ha fatto della bellezza la centralità delle proprie azioni. È un lavoro un po' diverso rispetto a far vedere la foto della cupola con Brunelleschi, perché lavora su un senso profondo del viaggio, come scoperta, soprattutto scoperta di se stessi, come rinascita dopo il Covid, rinascimento senza fine, e il claim, ma si basa su questo punto.
e diciamo, l'impegno principale che l'agenzia in questo momento sta provando a dare è quello di trovare strumenti nuovi per lavorare insieme, perché se c'è un punto su cui siamo tutti contenti dell'orgoglio di essere toscani e l'apprezzamento di questa vita che voi ci avete così descritto, però questo c'ha un problema, che è l'essere toscani, che non siamo abituati a lavorare insieme, non ci viene nessuno. Noi siamo sempre in guerra con tutti, cioè la prima cosa non va bene, quello che fanno gli altri non va bene, ma non ha capito che cos'è, no, però non va bene, perché è qualcosa di diverso. Questo lavoro intenso di organizzazione dei servizi, perché i borghi sono belli, ma se sono ben organizzati, altrimenti sono servendo un caffè, turisticamente non sono dei luoghi dove ci si può andare. Questo lavoro di incentivo continuo, che non è quasi mai economico, è più di metodo di lavoro, è un sistema che prova a creare reti efficaci di accoglienza. Convinti che il brand è uno solo, perché ci piaccia o non ci piaccia, siamo nati in un posto che è noto nel mondo e non usare Toscana o Tascani dal punto di vista del marketing non è proprio un'opzione di particolare intelligenza. Ce l'abbiamo, dobbiamo usarlo, dobbiamo spiegarlo, come l'Italia sono brand talmente straordinari da diventare universalmente noti, siamo tra i pochissimi luoghi che ce l'hanno, sono veramente, sono pochi nel mondo i luoghi che sono connotati da un brand forte. Usarlo vuol dire semplicemente avere maggiori possibilità di essere conosciuti. In questo disegno però poi la differenza oggi la fanno la qualità dei servizi, non la fa la bellezza del territorio. I posti belli ce ne sono tanti nel mondo, di posti dove si sta bene ce ne sono un po' di meno, e quindi è lì che bisogna andare a giocare la partita, convincere le persone che la Toscana, prima che bella, è brava, è brava ad accogliere, a farti sentire a casa, a farti provare queste emozioni, a farti incontrare le persone. Altrimenti noi giochiamo una scommessa che è lontana dal sentire del viaggiatore contemporaneo, che cerca sempre più esperienze. Delle volte cerca prima l'esperienza e poi dove deve andare. È cambiato il sistema di analisi e di ricerca dei viaggi. E pensare di essere sempre l'ombelico del mondo non è particolarmente efficace, soprattutto nelle ricerche digitali. Le persone programmano i viaggi adesso con un metodo solo, c'è poco da discutere. Deve fare tutto lo sforzo che vuoi sugli altri strumenti, ma un secondo dopo si va su internet, si cercano informazioni. E se lì non sei bravo a fargli capire quanto hai voglia di ospitarlo, quanto sei preparato ad accogliere le persone, allora abbiamo un problema. E la nostra ricetta piccolina è quella di provare a trovare sistemi per lavorare insieme. E su questo, sui centri commerciali naturali, la sfida, una delle sfide, cioè abbiamo un progetto sull'artigianato artistico, quindi magari mi farebbe piacere coinvolgerti, cioè abbiamo progetti sugli Etruschi e voi siete il simbolo della campagna di promozione che sta portando avanti la Regione Toscana. Io domenica sono a presentare la Festa Etrusca che faremo anche quest'anno in Toscana in diversi luoghi, ma scompaginando un po' le carte, non solo nei musei, ma saremo a Giglia, centri commerciali di Giglia, stiamo lavorando col Bar di Chiana Outlet per raccontare gli Etruschi in un modo un po' nuovo. In questa dimensione, dicevo, Sardeano diventa simbolicamente una delle destinazioni straordinarie, un posto come questo dove l'effetto wow è continuo. Stamattina parlavo con la mia collega, abbiamo fatto un giro sull'UNESCO naturalistico e culturale, i giornalisti presenti non hanno praticamente mai smesso di restare allibiti dalle cose che hanno visto, peraltro del tutto sconosciute. Non so quanti di voi lo sanno, ma la città di Carrara è città creativa UNESCO sull'artigianato, quasi del tutto ignoto alla maggior parte di noi. E così come che in Toscana ci sono 7 aree ambientali patrimonio dell'umanità, non lo sa quasi nessuno, quindi di lavoro da fare ce ne abbiamo tanto. Vi dicevo, il lavoro di comunità è un lavoro di aggregazione, spendo l'ultima parola e poi non vi tengo più, su Vetrina Toscana.
Fiamma Toscana è un progetto che ha 22 anni, metteva insieme all'inizio produttori, botteghe e ristoratori. Per questo diventa interessante, perché le botteghe alimentari sono degli ambassador incredibili del territorio, quindi c'è da fare un lavoro molto approfondito. Nel contempo sono cambiate in questi 22 anni due cose: la sensibilità dei viaggiatori, che sono sempre più attenti a scoprire il territorio attraverso il gusto, i prodotti territoriali e soprattutto la qualità e la sanità delle cose che mangiano, ma sono cambiate anche le leggi. Quindi adesso in un edificio si può fare una degustazione, in una cantina si può mangiare, in un banco del mercato si può fare, si possono fare degli assaggi. I bar sono diventati dei piccoli ristoranti, gran parte della ristorazione estiva è fatta dagli stabilimenti balneari, cioè sono cambiati gli scenari. In questo cambiamento è cambiata la Fiamma Toscana, che ha allargato, ampliato la sua platea di aderenti, praticamente a, come si dice sempre, a chiunque offre esperienze gastronomiche. Non ci interessa nulla il Colosciatevo, il Colosciatevo lo lasciamo lì. Lasciamo anche la parola disciplinare, mi fa venire già i bordoni prima di cominciare. Abbiamo abbandonato l'ipotesi di fare i controlli, che peraltro in 22 anni nessuno l'ha mai fatto, e abbiamo ragionato su qualcosa di diverso, che è un manifesto di valori molto chiaro, a cui si aderisce con un flag, quindi una roba rapida, e in cui però chi si aderisce si impegna a fare le cose. E l'impegno è soprattutto a mantenere la tradizione della cucina toscana, perché noi c'eravamo in Fiamma Toscana ristoranti giapponesi, turchi, di tutti i tipi, perché prima bastava via di usare frutti toscani per essere in Fiamma, non si fa più così, si mangia toscano, si usano prodotti toscani, ci si impegna ad usare prodotti del territorio e stagionali. E la sorpresa oggi è quanta attenzione mediatica stiamo ottenendo. Abbiamo fatto una puntata sul Caterpillar con il Forscat sulla RAI, sulla sostenibilità alimentare, sul Betrini. Quanta attenzione Betrini sta portando avanti in questo momento sul tema della sostenibilità, altro tema enorme su cui non iniziamo un dibattito se non finiamo stasera, ma insomma c'è tanto da fare. In questa scelta il lavoro è un lavoro di commerciale pubblico, cioè bisogna spiegare alle persone perché aderire in Betrini, perché è interessante, perché più siamo e più è credibile un progetto che, questo ve lo dico con un'esperienza diretta, unico in Italia, perché non ce ne sono altri, non si limita a mettere giù l'elenco dei 464 PAT, doppi, GP, ma ti dice al viaggiatore dove andare a mangiare, dove può comprare quelle cose, dove può andare a visitare un frantoio, perché quell'esperienza lì che a lui gli interessa. A lui della scheda organolettica dell'Aglione, e non gliene frega moltissimo, bisogna dirgli in maniera molto chiara. Dove mangiare l'Aglione, che ricette si possono fare con l'Aglione, la cosa cambia. E cambia se la filiera delle imprese, e solo delle imprese, perché la dimensione pubblica, oltre che ha favorito questo processo e a promuoverlo, non può fare, non mi risulta ci sia ristorante della Regione Toscana. Quindi non è una partita che giochiamo noi, ma la possiamo giocare soltanto insieme. Quindi la sfida è quella di una coscienza, di una responsabilità collettiva di ospitalità, che sono i centri commerciali, siamo tutti insieme, e del fatto che se usiamo intelligentemente il brand e diamo risposte concrete, l'esperienza di un visitatore è completamente diversa. Quindi lo sforzo è questo. Vi ho portato i 60 secondi con cui raccontiamo la Fiamma Toscana nel mondo, con una campagna peraltro nuova B2C pensata per i viaggiatori, che non c'era e che rende possibile raccontare che cosa poi alla fine l'elemento che viene apprezzato di più, l'abbinamento tra la cucina, i prodotti e il territorio. Quindi, questo è filmato, grazie Sindaco per aver venuto, grazie a tutti.
sono i francesi del turismo, e i francesi, ve lo dico perché li conosco abbastanza bene, non sono facilissimi, a fare per la prima volta nella loro storia due pagine dedicate ad una regione non francese sulla rivista del ministero francese. L'ultimo numero di Atout France ha due pagine dedicate alla Toscana. Beh, questo lavoro, che è un lavoro minuzioso di relazioni, parte dal fatto che abbiamo uno standing incredibile, e la responsabilità, l'onore e l'onore di raccontarlo al meglio e di fare vivere queste esperienze è solo nostra. Davvero buon lavoro a tutti. La platea vuole partecipare in qualche modo a quello che è il tema proposto appunto dal CCM, valorizzazione del chilometro zero, intesa come valorizzazione delle comunità, delle piccole comunità e dei tratti culturali distintivi che poi possiamo mettere a disposizione di chi sopra di noi, guardo Michele come ambito turistico, guardo Francesco Tapinassi come Regione Toscana, ha il compito di promuovere le piccole comunità. Ringrazio veramente tutti voi per l'esperienza raccontata, così diversa e così bella nella diversità, perché si va da un investimento importantissimo e su cui tutta la comunità di Sant'Eano ha una grande aspettativa e curiosità, raccontato da Arsenale e da Luca questa mattina, che ringrazio, fino alle esperienze di cantina, enogastronomia e volontà di mettersi insieme, insomma, no? Terra Quercus, non ha detto il nome perché ha citato tutti ma non il suo nome, e apprezzo anche questa predisposizione a ragionare insieme, a promuoversi insieme. Stessa cosa l'ha fatta Fabrizio, non so se ci avete, la prima cosa che ha detto: non sono solo, e questo è un tema caro, e ha fatto i nomi dei colleghi artigiani o le esperienze artigianali delle botteghe. E poi quella ovviamente dell'olio, il prodotto principe di questa terra in assoluto, alle pendici del Monte Cetone. In tutto questo ringrazio ovviamente la Regione Toscana, perché c'è un lavoro dietro enorme, e che fra le altre cose, insomma, ci riempie d'orgoglio il fatto che l'effigie della nostra tomba della Quadriga Infernale, pittura parietale etrusca di una bellezza senza eguali, è stata giustamente scelta non solo qualche tempo fa, anzi scippata da Gucci per sbatterla nei Grammy Awards. Quindi vi immagino il telefono mio in quei giorni, quello che è successo. La Regione Toscana legittimamente ha preso l'effigie della tomba della Quadriga e ha costruito intorno a questa la campagna di promozione territoriale della Regione Toscana dedicata al settore etruschi. Quindi abbiamo un patrimonio veramente importante. Tutto questo non significa che purtroppo tutto va bene. Stiamo ragionando di tematiche e processi in continua evoluzione. Siamo reduci da un momento drammatico, che è quello della pandemia, che poi dopo è stata purtroppo amplificata da tutta quella che è la tematica dell'inflazione, la guerra e anche il tema di un caro energia che ha veramente dato la batosta a tante imprese. Quindi siamo in un momento in cui bisogna ancora di più essere, ecco, qui un po' meno toscani, come diceva Francesco Tapinassi, nel senso teniamoci insieme e ragioniamo dentro i contesti che esistono. Gli strumenti ci sono, i contenitori ci sono, CCN a livello basso, rapporti con le istituzioni fondamentali, è impensabile presenziare o pensare che Sant'Eano da solo possa presenziare a fiere come facciamo grazie all'ambito turistico, alla strada del vino nobile, l'esperienza che ci ha raccontato sia Michele che Bruna, e ovviamente l'ambito turistico non può avere la presunzione di andare da solo senza la Regione Toscana. Ecco, siamo tutti, abbiamo tutti l'umiltà di essere parte di un sistema che, se ragiona in maniera allineata, porta dei risultati. Io vi ringrazio moltissimo a tutte, grazie ancora al CCN, Ilenia, e due cose veloci. Uno, volevo ringraziare, oltre a Ilenia e a Giulia, che è stato un supporto tecnico anche importantissimo questa mattina, Beatrice, che dentro al CCN è stata un po' la cabina di regia, e la vedo da dietro, facciamogli un applauso.
E poi un ringraziamento anche a tutta la mia giunta che è qui a questa mattinata. È importantissimo che le amministrazioni ci siano e ascoltino la bellezza a cui abbiamo stamattina assistito. Un saluto a tutti e buona giornata. Alla prossima.